Tutti ben ritrovati in un nuovo video, video dei 5 prodotti top del mese di ottobre. Allora, sicuramente il primo prodotto top del mese di ottobre è senza ombra di alcun dubbio la cipria, una cipria super mega low cost, la My Skin Powder cipria uniformante di Bella Oggi Italia. Ragazzi, non credo che arrivi a 5 euro. Credo, quando avevo fatto l'ordine su il sito di Bella Oggi, forse di averla pagata 3,90 euro, 4 euro, non di più. Io ho la 01 My Skin Powder Real Nude. Vado a memoria, vi lascio il link del sito nell'info box, che ce ne siano 3, può essere, o 2. Non lo so, andate a vedere bene sul sito. In ogni modo ho puntato, rispetto alle colorazioni disponibili, quella un po' più tono su tono, che tra l'altro mi sta aiutando tantissimo nel fare il controbaking, eccetera. Questo make-up l'ho girato, restate sintonizzate, lo vedrete, ma di questa cipria ne abbiamo già abbondantemente parlato. Se seguite il canale lo sapete, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, come si può vedere. Mi piace da matti. Se state cercando una cipria settante per il contorno occhi, settante anche per tutto il viso, se settate tutto il viso, per fare un buon baking, scusate, per fare il contro baking, come lo chiamo io, per aiutarvi nella gestione del contour del viso. Questa è veramente una cipria rivelazione, a mio avviso, che merita il primo posto nei 5 prodotti top dello scorso mese e credo che manterrà abbondantemente il primato prossimamente. E potrei assolutamente riprenderla come qualità-prezzo bomba, ottima, mi piace da matti, ve la straconsiglio. E questo sicuramente è il primo prodotto top del mese scorso. Allora, come secondo prodotto top del mese scorso, io vi devo parlare di una combo che abbiamo analizzato in una beauty recensione precisa che è abbastanza recente, che se vi interessa vederne l'applicazione vi invito ad andare a vedere quel video, di questa combo, scusate, struccaggio, che mi piace molto. In quel video l'applichiamo insieme, vi faccio vedere come li uso, ne parliamo, approfondiamo, eccetera. Questo è un latte struccante occhi, ve lo dico struccante occhi delicato. Io lo chiamo latte perché ha una consistenza molto lattiginosa, come latte detergente. Non brucia assolutamente gli occhi, strucca bene, scioglie bene il mascara, ti fa fare un buonissimo massaggio nella zona perioculare, non è assolutamente irritante, non brucia gli occhi, ne ho ancora un pochettino. In quel video ne parliamo in dettaglio. In combo con questo prodotto olio struccante di Balea, ne abbiamo parlato in quel video e ci ho fatto un video proprio dedicato perché mi è stato detto: Kate, ma funziona da solo? Sì, andate a vedere il video sia in combo che da solo e lo vedrete. È molto liquido. Non è un olio corposo, però devo dirvi che fa il suo, che strucca bene, che non irrita gli occhi, che ti fa fare un buonissimo massaggio. Grazie all'olio di argan all'interno, sì, non si legge quasi più niente, ma argan lo percepisco. È estremamente idratante, non irritante, non brucia gli occhi e anche in questo mese di ottobre questi due prodotti meritano la menzione nei 5 prodotti top del mese. Come secondo prodotto, appunto, vi nomino questa combo che secondo me, come prezzo e qualità, è sicuramente top perché insieme sono due prodotti che non so se arrivano a 5 euro o al massimo comunque non li superano. Sono veramente ottimi. Dateci un occhio, questo sul sito di Balea o nel DM fisico, cercatelo. So che c'è qualche altro olio adesso appena smaltisco diverse cose, vorrò approfondire, soprattutto anche di Balea. Ho visto da una ragazza che seguo su TikTok tutta la linea Beauty Expert. Ho qualcosa da utilizzare, ma ho percepito che la linea è stata ampliata. Vedremo. In ogni modo, questa combo ottima, secondo prodotto top del mese. Ragazzuoli, come terzo prodotto top del mese, non so se ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto, se avete visto il video dei finiti beauty del mese di ottobre, avete visto quante volte ho detto avete visto, che sto abbondantemente utilizzando i campioncini dei farmacisti preparatori. Se
l'amico mio amico farmacista guarda questo video, lo ringrazio nuovamente. I farmacisti preparatori sono un brand di farmacia creato appunto dai farmacisti. Ho avuto la fortuna di poter provare diversi prodotti tramite una miriade di campioncini che appunto state vedendo e non posso non nominarveli anche in questo video. Sto utilizzando già da diverso tempo la crema contorno occhi e labbra, di cui avete visto molteplici campioncini, e ho inserito, dopo che ho finito il contorno occhi al Q10 di Balea, il come siero contorno occhi, la crema gel borse occhiaie alla centella e peptidi contorno occhi defaticante. Allora, quest'altra combo, quindi classificato come terzo prodotto, ma per essere precisi siamo già a 5 prodotti, ma ve ne nomino altri due, non diciamolo a nessuno. Questa combo è un'altra combo buonissima, è un'altra combo che insieme non mi dà problemi di alcun tipo, che pialla bene la zona, che idrata, che non dà problemi, che non brucia gli occhi, che hai questo effetto ultra distensivo. Le puoi usare insieme senza dare problematiche di texture in eccesso. Addirittura questo, volendo, puoi anche fare una sorta di impacco maschera. Adoro, 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 adoro. Complimenti ai farmacisti preparatori, perché a mio avviso queste due tipologie di prodotti per il contorno occhi sono buonissime. Continuerò ad utilizzarle fino all'ultimo campioncino. Probabilmente poi prenderò delle full size perché mi stanno piacendo da matti. Buonissime, complimenti. E questo sicuramente è il terzo prodotto top del mese di ottobre, anche se ripeto, in realtà sarebbero già 5, ma noi non diciamolo a nessuno. Come quarto prodotto top del mese, ragazzi e ragazze, passiamo alla categoria profumi. Allora, rispetto a un video che c'è sul canale, non è recentissimo, ma non è neanche del 1900, come dico io, alcuni prodotti di profumeria, alcuni profumi, più che prodotti di profumeria, sono rimasti gli stessi, sì, però chiaramente poi qualcosa varia. Devo dire che se mi seguite anche su TikTok, credo di avervele fatte vedere lì come prodotti beauty di MD, io ho preso, credo già inizio, cioè era intorno al 7-8 di dicembre, sì, buonanotte al secchio, al 7-8 di ottobre, Desiderio di Benessere, acqua profumata per il corpo, Orange Energy, pagata 3,90€ forse, per 200 ml di prodotto. Da MD ce ne sono, se non erro, tre tipologie, una nel packaging rosa, una nel packaging blu e questa arancione. Tre sicuro me le ricordo, se ce n'è una quarta francamente chiedo venia, al momento non ricordo. Allora, io non la utilizzo per il corpo, la utilizzo proprio come profumo. Se mi seguite sapete che durante la settimana io utilizzo profumi di buon comando, come dico io, perché a me piacciono da matti i profumi, mi danno un senso di pace, di appagamento, eccetera. Poi fa molto anche la profumazione, almeno per quanto mi riguarda. E quindi sostanzialmente ci faccio un po' il bagno. Devo dire che quest'acqua profumata al gusto orange, che non arriva a 4€, a me sta piacendo. Ha una profumazione assolutamente non stucchevole, assolutamente non forte, che però rimane. Ovviamente ragazzi, io ne metto, cioè non è che faccio cioè mi faccio proprio il bagno. Mi piace. È assolutamente un'acqua profumata che io non ho problemi ad utilizzare come profumo. La profumazione all'arancia non è stucchevole e in questo mese mi sono resa conto di averla utilizzata estremamente volentieri ed effettivamente il quarto posto nel mese di ottobre come prodotto top se lo merita assolutamente, e non escludo prossimamente di prendere anche gli altri gusti da MD proprio per il fatto che su di me, cioè a me piacciono i profumi, mi piace utilizzarli senza farmi grosse problematiche di spreco, tra virgolette, nel weekend o nei giorni di festa utilizzo i miei profumi più high cost, che sono sostanzialmente sempre regali, quindi chi è all'ascolto per Natale regalatemi dei gran profumi di marca che io li apprezzo. E comunque, al di là delle battute e degli scherzi, questo è molto valido. Se non avete ancora provato le acque profumate di MD, so che c'è anche da Eurospin. A breve ci dovrò andare per questioni di cui parleremo,
di qualche ritorno di fiamma con qualche prodotto di Eurospin, vedrò se c'è qualcosa anche lì. In ogni modo, questa DMD a me piace molto. Tra l'altro, se vi piace il gusto arancia, è decisamente molto valido. E ripeto, non stucchevole, perché se mi seguite sapete che sono un po' noiosetta da questo punto di vista. Se una profumazione è stucchevole, a me non piace. Mentre questa è assolutamente molto molto tenue, molto buona, che vi consiglio. Allora, sul quinto prodotto top di questo mese, francamente, ve lo dico onestamente, sono un po' in difficoltà, nel senso che ce ne sarebbero un paio, però se devo scegliere come quinto prodotto top del mese di ottobre, un ripescato dei ripescati dal cassetto inserita in progetto smaltimento, è sicuramente la Terra Ula di Benefit. Avete visto i vari make-up e li vedrete anche, perché chiaramente essendo in smaltimento ce la stiamo facendo, l'ho perfino bucata. Nell'ambito di questo progetto di grande smaltimento di prodotti, sicuramente la Ula che ho inserito dopo aver smaltito il bronzer di Essence che avete visto nei Finiti Beauty di ottobre, devo dire che questo mese, scusate il gioco di parole, mi è piaciuta molto, è stata una bellissima riscoperta, che tra l'altro è quella che indosso anche oggi. Performa bene, si sfuma bene, ha una buonissima durata, tenete però in considerazione che io metto anche il fissante make-up. Devo dire che io la sto mettendo con questo pennello che è di un kit di Katy Perry, con volo d'angelo annesso, Katy Price, forse preso 100 anni fa su Makeup Revolution, non ricordo, Pink Panda, non lo so. Comunque, questo è un pennello che ci sta perfettamente, lavoro bene il prodotto, lo sfumo, ha una buonissima durata e questa, se ce l'avete lì e avete un po' di terre aperte, volete iniziare un progetto di smaltimento prodotti, andate in ordine, prendetela e non ve ne pentirete, perché questa veramente è una bellissima riscoperta che mi piace. Io sono onesta, ho tolto il suo pennellino, perché questo prodotto nasce col suo pennellino, perché francamente non mi trovo, non lo lavoro bene, non mi piace poi come si stende, con quel pennello lavoro meglio il tutto. E sicuramente questo è un prodotto che merita la menzione nei prodotti top di ottobre, questa qui. Nulla, spero che questi 5 prodotti top del mese di ottobre vi siano piaciuti, che grazie alle combo sarebbero un po' di più. Fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte, lasciatemi un like di supporto e ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, dove mi trovate come C4Kate, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!